Non aver paura del dolore. C'è una bella frase di Roberto Benigni che dice: non abbiate paura di soffrire, tutto il mondo soffre. Ed è assolutamente vero. Abbiamo così tanta paura del dolore e della sofferenza che spesso smettiamo di agire. A livello evolutivo, personale o spirituale, si può crescere nella gioia e nel dolore. Ma non è semplice farlo. Non è semplice crescere nella gioia. Non è semplice alzarsi la mattina e ringraziare per quello che hai. Grazie, grazie, grazie. Non ci hanno abituati a farlo. Chissà perché, eh? Non mettere le mani nella presa, sennò viene l'uomo nero! Non devi fare questo, sennò papà si arrabbia! Questo in famiglia. A scuola invece la scena era questa. Tema: la concezione del dolore in Leopardi e Manzoni. Il candidato legga e commenta. Ora, come recita Silvio Orlando nel film Auguri professore, che è il film da cui ho preso la scenetta di prima, la società che non mette a frutto la vostra volontà di cambiare è una società da cambiare. Il sistema che usa il vostro desiderio di vita verso cose meschine è colpevole. Questo, diceva Leopardi, altro che la funzione del dolore. E non saremo più della funzione del dolore. Possibile che in questo paese non si può superare neanche un esame da digito urbano senza sospirare su come soffrirono Leopardi e Manzoni. Ora, capito questo? Voi giustamente mi direte: sì, Andrea, ma io soffro di meningite, soffro di... Non mi sbagli, è peggio! Vabbè, questa l'ho capita solo io e qualcun altro, però... andiamo avanti. Adesso, non voglio dirvi l'ennesima filippica sul fatto che vi dovete divertire mentre fate le cose. Che se vi divertite le fate meglio, siete più concentrati, il tempo passa più velocemente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, chiarito questo che lo possiamo dare per scontato, vediamo come fare ad esorcizzare questo dolore. Ci sono due tipi di sofferenza: quella che non serve a niente e quella che ti fa crescere. Quando tu soffri è come se hai dentro di te un'energia. In psicologia qualcuno la chiama la carica emotiva. Comunque sostanzialmente è come se tu avessi una cosa dentro di te che però si muove, si agita, fa male. Senti proprio dentro di te questo... Ecco, questa energia la puoi sfogare o la puoi usare. Se la sfoghi puoi far star male qualcuno vicino a te, e quindi te la prendi con lui invece di lavorarci su e capire cosa sta succedendo. Se invece ci stai su e ci lavori, allora la elabori e noterai una cosa rivoluzionaria. Una cosa che quando l'ho scoperto ho detto: ah, ecco, la sofferenza ti sveglia. Anche se ti sembra di avere il veleno in corpo, ti senti debole, se osservi quell'energia che hai dentro di te, noterai che ti sveglia. La sofferenza ti dà quel fuoco interiore che ti fa restare sveglio, invece di vivere come un addormentato, come sembra stia facendo tutto il resto del mondo. Quindi, quando la prossima volta stai male per qualcosa, prenditi un attimo, solo un attimo, per osservarti, senza giudicarla e senza giudicare. Senza stare lì a pensare se è colpa tua, è colpa sua e perché stai soffrendo. Resta lì, presente, in quel momento, e poi dimmi che effetto fa. Dopo un po' diventerà un gioco. Tu stai male e dici: ah, benissimo, c'è qualcosa su cui lavorare. E tu lavori, 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 e alla fine la sofferenza si scioglie e cominci ad essere felice e non sai nemmeno il perché.